Allora, questa è la mostra al Museo della Memoria, Teatro P, 40x40, 40 anni di Teatro P, 1976-2016. E questo è il percorso di foto di questo gruppo storico di Lamezia Terme e che hai organizzato tu, no? L'ho curata, diciamo, ho selezionato le foto. Che tu non eri ancora nata, No, vero? per me è stato Nemmeno lui. tornare indietro col tempo, sì. Quindi è stato bello, Sì, io le avrei prese tutte. no? E anche forse quelle che mi sono piaciute di più sono quelle più vecchie. E qui abbiamo Fabio Butera, tu invece c'eri Io quasi. sono entrato nel. No, ho fatto parte del Teatro P dall'82-83 fino a metà anni 90. Ecco, infatti qui, in assenza di loro, qui siamo in che anni siamo qua? Questo è il primo spettacolo che è Sacco, l'anno Sì. spettacolo omonimo di Sì. Raimondo e Caporossi, e sono Ivan Fabolus e Piero Bonaccurso, che erano il nucleo iniziale, che si era formato da un collettivo teatrale nei primi anni 70. Questo è il percorso Questo è il invece. percorso, sempre ispirato a un altro spettacolo di Raimondo e Caporossi. E qui abbiamo invece Il primo il primo spettacolo spettacolo. loro. Ieri sera abbiamo visto il film che tu hai recuperato in Sì, qualche modo. E siamo in che anni qui? qua siamo nel 79, nell'80, ai primi anni 80 è stato fatto. Qua le foto sono della prima versione, poi a fine anni 80 è stato ripreso con alcune modifiche. E lì c'è la foto, quella importante che rappresenta un po' la svolta con i primi laboratori, con gli studenti che poi hanno prodotto. Inizialmente questo spettacolo, che non ha avuto grande seguito, che era Soli per il grande, e poi dopo, Questo è questo signore che è questo è sempre, morto. no, questo è No. sempre Piero, Ah, è sempre Piero? Ah, Piero, è vero, è sempre Piero. sì. Invece il signore, il suo collaboratore che facciamo insieme che è morto è. Gianni Pirico, che si vede lì nella foto, Che è la protagonista del film di ieri dopo sera. qualche anno fa. Invece qui siamo più avanti. Qua siamo subito dopo, dove c'è ancora una foto di Assoli, quello con la corda, e poi qui nasce questo laboratorio, la coltivazione di questo laboratorio produce questo spettacolo, che è Contaminazione c'è una volta, e l'uscita dalle cantine, dal teatro fatto al chiuso, quest'idea di andare in strada, e quindi nasce prima lo spettacolo nella versione di teatro fatto in piazza, che poi si evolve e diventa una parata. E qui sono tutta una serie di foto, di immagini di queste parate. E qui sono alcune foto, poi in quegli anni ci inventiamo questa rassegna Teatro Oltre, Questa che c'è ancora adesso. che c'è ancora adesso, che è questo festival di teatro di strada con i gruppi. E questa è un'immagine, siamo a Mostar in Repubblica Ceca, Perché immagini. poi siete andati anche ovviamente fuori. E questi poi sono gli spettacoli successivi, io già qui non c'ero più. E tu sei un mascheraio soprattutto, no? Sì, ho abbandonato la scena, i trampoli, tutto il resto, e piano piano mi sono dedicato solo ad altro, alle maschere e altre cose. Ecco qui. Queste sono poi le produzioni successive, Abbiamo anche un Soli, Pinocchio. Dasman, Pinocchio, con i giovani, Eccola qua la tutto. nostra Greta, che è l'ultima acquisizione. E qui ci sono E ritorno un po' dopo l'esperienza del teatro di strada, al nuovamente teatro. al teatro a chiuso. E qui abbiamo l'ultima generazione Pierpaolo. Grazie.
grazie, grazie, ci ho fatto da Cicerone. Alcuni i costumi, documenti storici, il sacco originale. Ah, questo è il sacco originale. Il sacco originale. Ah, di Raimondo. Una delle maschere anche nello spettacolo, era l'innaffiatoio. Ah, eccolo qua. Grazie ancora, grazie, grazie ancora.